Salve a tutti ragazzi, sono The Shogun e bentornati in un altro video di Kingdom Hearts Union Cross. Siamo molto vicini al Natale e Senna fa quello che fa sempre. Sostanzialmente è uscito un altro banner, anzi dalla mia assenza ne sono usciti un po', penso due, che in realtà sarebbero quattro. Ah, ragazzi, volevo fare un video molto cattivo e violento prima di partire per affari personali. Ma purtroppo non mi è riuscito perché volevo farlo con la webcam, poi però il programma su cui edito tutto non mi accettava il video. Ho provato anche a convertirlo in tutti i modi possibili e immaginari, ma non me l'accettava e quindi alla fine ho lasciato stare. Poi sono partito, sono tornato tardi rispetto a quello che avevo annunciato su Telegram, però eccomi qui, sono ancora vivo, non vi preoccupate. Allora, molto semplicemente è uscito il banner di Sephiroth, Mercy da 5, solo nel banner VIP. E niente, ragazzi, è inutile che ve lo sto. Cioè, ormai sarà sempre così e ve lo mostrerò subito dopo. Il banner, vi dico solo, dura fino al 24 dicembre, quindi se volete proprio Sephiroth in Mercy da 5 dovete comprare il VIP. Semplice e pulito perché sul banner standard non c'è Mercy a parte quella. No, non c'è Mercy nemmeno per Cloud. Bene! Invece nel JP c'era almeno la Mercy per Cloud, ma vabbè. Poi a Beginners Welcome. Fino al 27 dicembre tutti i giorni ci saranno. Ok, sono 5 quest in totale. Con Seed, Magic Mirror e Medaglia Exp, niente di drammatico. Poi More Proudmoth Quest, quindi 750 fino alla quest 750 sono arrivate con tutte le gemme possibili immaginabili e Magic Mirror. E poi vabbè, Weekly Raid Event nuovo Union Cross che dura fino al 26 dicembre con il Green Festive Hat, Festive Ribbon con due set di Magic Broom e due set di Magic Mirror. Molto pulito, è una Spirit Parts, ragazzi, comunque. Allora, partiamo alla chicca. Partiamo subito da Limited VIP Coins Skill Board, dura fino al 14 di gennaio, attenzione. Ecco, se comprate il Jewels Box e durante i primi 4 giorni riceverete come bonus 100 limited VIP coins, Gesù. E ogni volta che pullate da un determinato banner ne ricevete 10. Ovviamente bisogna comprare i VIP per collezionarli, perché è tutto collegato, ragazzi, ormai le whale hanno qualsiasi cosa vogliono, quindi niente, non c'è niente da dire in merito, non voglio veramente esprimermi perché sarei troppo cattivo, mi sono svegliato da pochissimo e quindi non voglio farmi il sangue amaro. Poi, questa è una cosa molto positiva, almeno spero, Here Hand Challenge per prendere un totale di 3000 jewels e altri rewards, qui vediamo una Moon Gem, vediamo uno Spirit Parts, vediamo Fantasy Amiibi, dura fino al 1° di gennaio e sì, Power Gem, Speed Gem, Magic Gem, 2 Magic Gem, un Fantasy Amiibi, 3000 Jewels e tutto un set per un nuovo pet. Quindi bene, ci piace, sono in totale penso 15 quest. Avevo letto su Twitter che erano 15 quest, probabilmente lo porterò in live per vedere se magari qualcuno ha difficoltà, lo vediamo insieme. No, in live sul canale, ragazzi. Scusatemi, sono ancora mezzo. Poi nuovo Supernova Kingdom Hearts 3 Starlight. Che questo era un concept che avevo già visto su Twitter, ma era un fan concept. Quindi era tipo un fan che aveva fatto questa medaglia e l'hanno utilizzata perché effettivamente era veramente, veramente carina. E lo è molto bella come medaglia. Ma si divide ancora questo giro con VIP e non VIP, quindi premium e standard banner. Nel premium, lo vediamo subito, abbiamo garantita la medaglia in 10 pull, mentre in quello standard abbiamo garantito 7 stelle la Prime Cernabog in 5 pull. Nel banner premium abbiamo garantita ad ogni pull una Trait Medal di Kingdom Hearts 3 Starlight.
di là idem. Poi abbiamo garantita una 7 stelle a Tier 7 o la Supernova Kingdom Hearts 3 Starlight, mentre dall'altra parte la 6 stelle della Prime. Poi le classiche 8 medaglie rarità 5 superiore, 5 Magic Mirror a confronto a 3 Magic Mirror e i 10 Limited VIP Coins sono nel banner VIP. Inoltre c'è una doppia chance di pullare Kingdom Hearts 3 Starlight senza arrivare alla Mercy, che non c'è sullo standard. Le skill sono sempre quelle, lo possiamo trovare boosted ovviamente, dura fino al 31 dicembre, quindi di tempo per pensarci su, ne abbiamo. Vediamo la medaglia che è bellissima. Allora, Power, Upright, Tier 8, applica 6 hit per un turno, aumenta la Pride Strength di 15, la Strength di 8, la Power Strength di 12, spesa top bonus aumenta del 140%, diminuisce la target U Defense di 7, la Defense di 8, la Power Defense di 12, restituisce 3 gauges. Il countdown è invariato, il damage plus è se il nemico non ha party, quindi se il nemico è uno solo farà 47.39 di moltiplicatore massimo, altrimenti 31 e 48 che sono più nemici. Ovviamente target all costa 6. La supernova ragazzi non fa assolutamente niente, fa solamente danno. Target AOE, la supernova per 80 di damage di moltiplicatore. E ci ricorda che verrà attivata nello slot 6 quando difendiamo nel PvP, quindi non andrà persa. Vediamo la Prime invece direttamente a 7 stelle, la dico ragazzi perché è inutile dirla a 6 stelle. Power Reverse Tier 5, ancora queste Tier 5, basta, basta. Avevate fatto una Tier 7, perché torniamo indietro? Non capisco. Applica 3 hit per un turno, aumenta la reverse strength di 3, la power strength di 7, spesa top bonus 120%, diminuisce la target U e reverse defense di 4, la defense e la power defense di 7, damage plus in base al numero di slot. Quindi se la mettete nel pet farà il massimo del danno e la prossima medaglia sarà di attributo power. Target all costa 5 gauges da 22,40 a 25,97 di moltiplicatore. Mi sto sgolando, ragazzi, conviene o non conviene? Diamoci proprio. Facciamo un ragionamento, perché sinceramente io mi sto stufando di queste cose, ovvero il fatto che nel banner standard non ci siano Mercy, o meglio, sì, c'è, ma di questa Prime sostanzialmente, tra virgolette, inutile, posso dirlo? Certo che posso dirlo, perché meno male, se uno ha Kairi o ne ha più di una, questa sinceramente importa fino a un certo punto. Perché sono stufi di questa cosa? Non tanto per queste medaglie supernova che arrivano così. Allora dico, va bene, ci può stare che nel banner standard non ci sia la Mercy alla prima volta, ma sul reprint del genere di Sephiroth, che è il secondo reprint, quindi il terzo banner che vediamo, non mettere la Mercy nel banner standard è una presa in giro per tutti i free to play. Per tutti i free to play, ragazzi, veramente sono indignato. Quando avevo visto la notizia in JP prima che partissi, ero rimasto sconvolto perché Sephiroth lo voglio prendere, ma dall'altra parte non voglio dare soldi a Senna perché mi ha veramente stancato, mi ha stufato. Perché ogni tanto il VIP lo compravo, l'ho detto per tanti motivi, però non ci sto più perché è una cosa no, non così. Posso capire sulle nuove medaglie, ma sul reprint, farmi una cosa del genere, poi nel periodo natalizio mi stai proprio buttando giù. Quindi, veramente, ragazzi, se il sistema di banner continuerà in questo modo, non dico che quitto, però comunque sia Kingdom Hearts per i free to play sta morendo. Per i pay to win è proprio un'iperbole, ma per noi no, è assurdo. Quindi, niente, ragazzi, io sono indeciso tra prendere Sephiroth o prendere questa maledetta Supernova. Sinceramente, secondo me conviene meglio Sephiroth perché, bene o male, lui sì, è forte, tutto quello che volete, Ferrir, Treasure Trove, chi più ne ha più ne metta. Però, comunque sia, io Kairi la ho, quindi i buff, bene o male, non mi servono. Invece, Sephiroth, per quanto riguarda i buff e debuff reversed, io non ho assolutamente nulla. E comunque se ne fa un botto di danni per la supernova 120, questa invece fa 80 per dire. E ragazzi, io non
Consigliatemi voi, cioè sinceramente l'idea di prendere VIP mi sta proprio sulle balle, non ce la faccio a buttarla giù questa idea, molto probabilmente manco lo farò. Cioè a questo punto non ha manco più senso risparmiarsi i jewels, li buttiamo così, sperando di trovare una medaglia che vogliamo, ma basta, per noi free to play è questa la vita. È brutto a dire, io sono il primo ad essere scontento di questa cosa. Uno perché ci porti video e quindi ragazzi, se sarà così, o veramente ogni tanto compro il VIP giusto per farvi vedere che pullo, se no uno non pullo più o due non faccio più video pull perché boh, faccio 5 pull random, magari non c'è manco tipo qui, non qui, tipo qui, che non c'è una mercy, dico una, mezza. Quindi, non lo so, ragazzi, vedremo un attimo come si svolgerà tutto quanto. Oggi è il 21 di dicembre, quindi molto. Non so se farò un altro video prima di Natale oppure no, però comunque sia, nel frattempo vi auguro buone vacanze di Natale. Probabilmente per Capodanno mi rifarò vivo perché non vado in vacanza, non vado da nessuna parte. Quindi, se ci sono novità interessanti, ci sono. Quindi niente, buone feste a tutti quanti ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, volevo essere molto più cattivo di così con Square Enix, anche con tutta la situazione che hanno fatto uscire informazioni su Kingdom Hearts 3, ma lasciamo stare che pure YouTube ci si sta mettendo a farmi vedere tutti i trailer possibili e immaginabili nelle pubblicità e io non voglio più vedere nulla, perché altrimenti vado a comprare il gioco a gennaio. A fine gennaio e praticamente l'ho già giocato, diciamo, immaginariamente. Bene ragazzi, vedete i miei jewels lì in alto e per adesso non li toccherò. Da Joy Shacon è tutto, noi ci vediamo a un prossimo video, molto probabilmente con l'evento dei 3000 jewels, ma devo vedere, uno, se avrò tempo, due, se il programma mi aiuterà a renderizzare, sperando che mi renderizzi anche questo. Fatemi sapere appunto sotto nei commenti frustrazioni riguardo a tutto questo movimento dei banner. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao ragazzi!